Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sorbetto al melone con crudo e grana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, prosciutto crudo, melone tagliato a cubetti e congelato, vermouth freddo, sale, pepe, albume, foglioline di menta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Il parmigiano è ben tritato, mettere un cucchiaio di parmigiano sulla teglia rivestita con carta da forno. Schiacciare formando un dischetto. Cuocere in forno preriscaldato a 210 gradi per 8 minuti o fino a doratura. Le cialde sono cotte, lasciare raffreddare completamente. Nel frattempo preparare il sorbetto. Mettere nel boccale il melone, il vermouth, il pepe e il sale. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 5 spatolando. Posizionare la farfalla sulle lame. Aggiungere l'albume ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Il sorbetto è pronto, prepariamo i bicchierini. Mettere un po' di sorbetto, qualche petalo di prosciutto crudo, un altro po' di sorbetto, altro prosciutto crudo, sorbetto e prosciutto crudo. Mettere la cialda, un cubetto di prosciutto e melone e una fogliolina di menta. Sorbetto al melone con crudo e grana. Grazie e alla prossima ricetta!